Alcuni giorni fa ho fatto una diretta su Instagram e qualcuno mi ha chiesto cosa ne pensassi su Anle la Sagra, che si chiami così, più nello specifico mi ha chiesto se fosse dopata. Io di vero non sapevo chi fosse questa tipa perché non seguo, fortunatamente, a differenza di molti altri. Questi fitness youtubers, fitness models, come li vogliamo chiamare, quindi lo dico anche qua, non chiedetemi mai niente di gente tipo Anella Sagra, Lazzar Angelov, Sergi Constans, come si chiama quell'altro, Connor Murphy, tutta questa gente che io non conosco, non seguo, non so niente di loro, non me ne frega niente. A me interessa il bodybuilding, non mi interessano questi qua da copertina. Anche perché, cioè, sono dopati tutti quanti, anche loro. Quindi, cioè, seguire questi, non seguire il bodybuilding, mi sembra una cazzata. Perché cambiano semplicemente le dosi delle droghe. Non vedo un Connor Murphy migliore di un Philit. Almeno Philit. Si dopa per un motivo, non solo per apparire. Il motivo è vincere il Mister Olympia. Lui come altri. Comunque, Anella Sagra non è dopata. Ha un fisico asciutto da donna non dopata. Se volete un fisico di una donna dopata, allora guardatevi Danilin Bailey, se si chiama così, quest'altra tipa. Lei è dopata sicuramente, Anella Sagra no. E comunque, prendo spunto da questa domanda per parlare un po' di questa tipa che mi sembra solo un prodotto per fare soldi, tutta una questione di marketing. Ho visto che ha 9 milioni di followers su Instagram, non mi piace il suo fisico e mi direte sei gay? No, non sono gay, semplicemente non mi piacciono le tipe così, sia fisicamente sia come concetto di personaggio inventato e completamente inutile a mio parere. Ho visto alcuni suoi video, con alcuni intendo 4-5 con la mia ragazza tra ieri e stamattina. Sono tutti video uguali tra loro, dove fa sempre gli stessi esercizi. E tra l'altro in alcuni video spiegava un po' come tenere il sedere di qua e di là. Ovviamente esercizi inutili. Sì, in tutti i video fa le stesse stronzate. È una cosa che mi ha colpito molto e. Cioè, io immagino che qualcuno le dica, ok, tu oggi fai questo, tu oggi fai quest'altro, perché non credo che ci sia niente del suo sacco, mettiamola così. Perché se una persona mi viene a dire di fare 30 ripetizioni, un esercizio, cioè, mi fa pensare solo che non si stia allenando o che non capisca un cazzo di allenamento, perché con 30 ripetizioni il muscolo non cresce e c'è un motivo per cui si sta sulle 10 ripetizioni, perché. Con studi scientifici, andatevelo a cercare se non credete a quello che dico, è dimostrato che con delle ripetizioni intorno alle 10 ripetizioni, scusate, c'è una maggiore secrezione dell'ormone della crescita. Quindi c'è un motivo se si fanno 10 ripetizioni, e con 10 ripetizioni intendo che si arriva alla decima ripetizione a fatica. Quindi non 10, tanto per 10 a fatica, più o meno 10, tra le 8 e le 12, diciamo. Quindi questa Anella Sagra mi sta sulle palle, mi stanno sulle palle quelli che seguono questi personaggi inutili, questi personaggi creati a tavolino per fare soldi, che non hanno neanche nessun obiettivo di gareggiare. Nessun obiettivo concreto che non sia fare soldi, e non c'è niente di male a fare soldi, però per me non c'è niente oltre a questo, oltre all'immagine, soprattutto se poi sono individui tipo Anella che fanno anche disinformazione, fanno video tutti uguali,
motivazionali, chiamiamoli così, perché ne ho visto davvero 3 o 4 o 5, tutti uguali, sempre gli stessi esercizi. E poi non è neanche un video di allenamento, cioè per quanto mi riguarda, probabilmente si è anche messa davanti a una sbarra e ha detto al tipo che la filmava, o il tipo anzi, sicuramente le ha detto che okay, adesso fai una military press. E quindi avranno fatto 10 riprese, 10 take di lei che fa il military press, giusto per farla apparire bene nel video. Non credo che sia messa a fare 3 set, 10 ripetizioni di military press fatti bene. La military press, come qualsiasi altro esercizio che c'è nei suoi video, da rincoglionita. E niente, questo è un po' come la vedo su Anlen Lassarga. Lei è stata il capro espiatorio di questo mio video, però come lei ce ne sono tante altre. Quindi seguite chi vi pare, almeno però capite quanto c'è di vero in quello che questi personaggi fanno.